...cantieri per 100 milioni. Gli incentivi fiscali fanno gola a 150 strutture belonesi. De Cassan, ora semplificate la procedura. Superbonus 110% anche per gli alberghi. La proposta contenuta nella bozza del decreto semplificazioni, nella parte emessa appunto dal Ministero della Transizione Ecologica, prevede l'estensione dell'ambito di applicazione del superbonus anche agli interventi su alberghi e pensioni. Federalberghi è soddisfatta, come ammette il Presidente Walter De Cassan, almeno il 50%. Per delle strutture saranno interessate. L'approfondimento di Dalmas a pagina 17. Al lavoro IPM di Padova, tamponi rapidi. Ecco l'inchiesta, già sentito anche Crisanti. La Procura di Padova indaga sui tamponi rapidi. Approvato dalla Regione nasce il centro di riabilitazione per i postumi del coronavirus, un centro di, di teleriabilitazione post-Covid. L'approfondimento di Berlinghieri a pagina 5. Belluno, calendario lungo, l'USL numero 1 attiva altri 6.000 posti per i vaccini. Sulla piattaforma dell'USL appuntamenti sino al 22 maggio. La foto di copertina invece è dedicata ai dottor clown Pfizer e nasi rossi clown in camice tra le auto in coda ai punti vaccinali l'approfondimento lo troveremo a pagina 6 altri richiami di spalla l'assemblea consorzio agrario in subuglio si dimette la direttrice l'approfondimento a pagina 19 san vito di cadore tensioni nella giunta sidro dall'addio ma poi ci ripensa l'approfondimento di sega freddo a pagina 31 giovane trovato morto dopo la notte di eccessi sentito l'amico di valle e ancora adozione. Post un orto botanico al posto degli schianti. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del gazzettino. Incominciamo con l'edizione nazionale per poi passare a quella dedicata alla provincia di Belluno. Terroristi. Fine della corsa, questa è la notizia messa in primo piano. Sette arresti, sette arrestati in Francia su richiesta del governo italiano, quasi tutti ex brigatisti. Ricercato il Veneto Bergamin. Le idee, la dottrina Mitterrand tra equivoci e convenienze. La strattezza dei Presunti sapienti, la vacuità degli intellettuali italiani e francesi abituati a vedere idealismo nella criminalità di sinistra è stato un ingrediente fondamentale nell'epopea dei terroristi ospitati a Parigi per decenni come perseguitati politici e vezzeggiati dalla crema della cultura o meglio dell'ignoranza militante. Ora il pluriomicidio a Cesare Battisti è in carcere in Italia. L'approfondimento lo troveremo a pagina 23. Tamponi rapidi Covid, inchiesta sull'efficacia, notizia che ci porta in Veneto e ancora banchi a rotelle in magazzino, indaga la Corte dei Conti. Padova, la procura chiede chiarimenti alla provincia. Dopo l'articolo del Gazzettino e perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, ecco lo spreco i banchi appunto in magazzino mai utilizzati. Altri richiami di spalle dalla prima pagina del Gazzettino, la profilassi Zaya, vaccini in Veneto, 72.000 posti liberi da oggi e ancora accordo con la regione iniezioni anche nelle farmacie. La foto di copertina invece eh, richiama Adriano Sabadine, figlio di Lino, ucciso a Santa Maria di Sala. Ma ora la Francia ci deve le scuse. Adriano Sabadine, che vediamo in questo scatto, mostra la foto del padre Lino ucciso dai terroristi. Una Foto di copertina che richiamo ovviamente la notizia messa in primo piano, ovvero eh, la richiesta di arresto di eh, una serie, anzi, ben sette terroristi italiani. Le, il governo italiano lo ha chiesto alla Francia. L'approfondimento lo troveremo da pagina 2 a pagina 3. Dalla prima pagina del Gazzettino nazionale abbiamo un richiamo anche alla prima pagina del Gazzettino di Belluno: Ceramica Dolomite, il marchio sta sparendo. L'approfondimento lo troveremo. Da pagina 10, addentriamoci quindi all'interno del Gazzettino, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale. Questa la notizia che ha aperto come notizia in primo piano il cambio di rotta arrestati in Francia i terroristi russi italiani, ma tre già sono spariti. l'Eliseo si muove su richiesta del nostro governo in sette colpiti dal provvedimento estradizione da un paio di anni. Il ministro Draghi, il primo ministro Draghi, la memoria della Barbarie ancora viva. In fuga anche il padovano Bergamino, ora la giustizia francese dovrà valutare anche le loro condizioni fisiche. Ma chi sono? Giorgio Pietro Stefani, responsabile del servizio d'ordine di Lotta Continua, deve scontare oltre 14 anni per l'uccisione del commissario Calabresi, a 78 anni. Marina Petrella, ex BR, 57 anni, ha condanne per omicidio, rapina, sequestro di persona. Sergio Tornaghi, ex brigatista, ha partecipato all'omicidio del manager Briano, oggi a 63 anni. Narciso Manenti, deve scontare l'ergastolo per l'omicidio di un carabiniere nel 1972. Roberta Cappelli, condannata per tre omicidi e altre azioni armate delle BR oggi a 66 anni Enzo Calviti a suo carico una condanna a oltre 18 anni per associazione sovversiva e altri reati e infine Giovanni Alimonti tra le sue condanne quella per il tentato omicidio di un dirigente della Digos a Roma omicidi, sequestri, rapine l'identikit dei fuggiaschi che non si sono mai arresi. Una vita da latitanti, qualcuno ha lavorato nell'editoria e c'è anche chi ha fatto la, da rappresentante, la rappresentante dei genitori a scuola. E sempre a proposito di questo caso, alcune interviste del Gazzettino, Paolo Galvaligi, caduto un tabù e una bella giornata non è vendetta, il figlio del generale dei Carabinieri ucciso nel 1980, la giustizia alla fine compie sempre il suo corso, finì nel mirino delle BR perché intervenne contro una sommossa nel carcere di Trani. Giovanna Zugaro, gioia e tristezza, finalmente giustizia per quegli anni, la moglie del prefetto Simone ferito nell'82, lui è morto un mese fa, non ha mai voluto la scorta volevano rapirlo ma non ci sono riusciti, stava indagando su alcuni di loro. La svolta di Macron sull'estradizione dopo il pressing di Mattarella e Draghi si è chiuso l'ombrello della dottrina Mitterrand sotto il quale si sono rifugiati anche gli arrestati di ieri. Il presidente francese è intervenuto prima che scattasse la prescrizione il peso della campagna elettorale. Ma sempre a proposito di questa notizia, che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino, sfuggita la mente dei PAC: la Francia ci deve le scuse. Luigi Bergamine era l'ideologo che guidò gli omicidi di Antonio Santoro e Lino Sabadin. Fu lui a progettare l'agguato al maresciallo freddato nel 1978 a Udine da Cesare Battisti. Svoltiamo pagina, i test rapidi finiscono sotto accusa. Zaia difende Flor, creato un caso, il governatore nessuno ha mai tolto la fiducia, al direttore generale della Sanità del Veneto. L'inchiesta nessuna notizia e l'azienda ospedaliera valuta la posizione di Crisanti. Al direttore Generale è riconosciuta rettitudine, ma non può passare l'idea che la gente muore e noi ce ne strafreghiamo. Questa è la dichiarazione del Presidente della Regione, Luca Zaia. L'affidabilità e l'uso dei tamponi, il PM scava sui mesi più neri. Questo l'approfondimento appunto del caso scoppiato in una puntata di report andata in onda alcuni giorni fa su Rai 3. Lo scandalo, scuole polemiche, banchi a rotelle rifiutati, indaga la Corte dei Conti, Padova, le 535 sedute finite in magazzino, i giudici chiedono alla provincia di chiarire, il presidente Bui l'acquisto era obbligato ma i presidi ce li hanno rimandati indietro, la procura ipotizza il danno erariale spreco di denaro pubblico per oltre 100.000 euro. La lotta del Covid al nord-est, siamo a pagina 9 del Gazzettino, il Veneto spinge gli over 60-50 anni anticipati il 15 maggio, Zaya sollecita le prenotazioni, ci sono posti e vaccini, da oggi 40.000 al giorno, resta il 25% della classe 70-79 anni, ma per loro ci sono 11.000 posti liberi. I centri vaccinali resteranno aperti per anni, ieri 900 nuovi contagi e 19 morti, in calo anche i ricoveri, notizia e dati che riguardano Guardano in questo caso il Veneto. Politica nazionale, le tensioni nella maggioranza, speranza, sfiducia respinta, Marenzi con Lega e Forza, e Forza, e Forza Italia, scusate, ora commissione d'inchiesta, l'autodifesa del ministro, c'è chi sfrutta l'angoscia degli italiani per fini di parte, Salvini si faccia chiarezza sul suo operato, corsa a depositare il DDL sul nuovo organismo. Il PD già mette i paletti, indagine solo dopo la fine della pandemia e cominciando dalla Lombardia. Stop ai voli dall'India, ultimi arrivi, 200 passeggeri in isolamento, la stretta vale pure per il Bangladesh Draghi, l'Italia manderà aiuti con la protezione civile a Delhi. Continuiamo con un aggiornamento in merito all'emergenza Covid-19 in Italia. Le prime regioni abbassano l'età delle persone vaccinate. L'isola di Procida decisa a dichiararsi Covid-free nel Lazio al via i 58-59enni, la Toscana apre i 70 79 anni, la Lombardia è i 50 anni fragili. figliuolo commissario straordinario per questa pandemia cauto, ok, allargare. Il contatore del gazzettino, riferito ovviamente al piano di vaccinazione anti-Covid, dosi somministrativa. Somministrate in Italia nella giornata di ieri 383.655, in totale le, le dosi attualmente somministrate hanno raggiunto quota 18.637.426, la differenza delle dosi quotidiane rispetto al giorno precedente un più 3%, la differenza delle dosi quotidiane rispetto allo stesso giorno della settimana precedente più 9,8%. Notizie di carattere internazionale. Nuovo caso Floyd in America. Giovane soffocato dalla polizia video shock. Il 26enne Mario Gonzalez muore durante l'arresto perché Ubriaco, California. La gente lo blocca a terra in posizione supina per amanettarlo. Un fermo immagine del video della body camera di uno dei poliziotti in cui si vede la scena drammatica di Gonzalez bloccato a terra con la gente che fa pressione sul collo mentre gli altri assistono. Fatto di cronaca che ci porta in Lombardia, a Cuneo il gioialiere spara, uccisi due malviventi, lo avevano già rapinato, il colpo finisce nel sangue, un terzo in fuga, aggredita la moglie del titolare, una volta era stato pestato, legato e chiuso con la figlia in uno sgabuzzino. Martina condannati a tre anni per la tragedia di Mallorca, volevano stuprarla in due, la ragazza morì nel 2011 cadendo dal balcone di un hotel mentre fuggiva ed ecco la vittima in questo scatto, Martina Rossi. Un altro fatto di violenza, grillo e l'accusa di stupro, il garante sanzioni a chi fa circolare quel video, i genitori della ragazza, immagini condivise tra gli amici, nostra figlia trattata da trofeo. Continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, passiamo quindi all'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, edizione di giovedì 29 aprile 2021. Ecco la prima pagina: Infermieri Novax, espulsione vicina al presidente Paist dei Mori. Il tempo della discussione è finito, chi si rifiuta dovrebbe solo cambiare mestiere. Qualcuno ha giocato la carta della privacy, ma senza successo e ora anche i medici potrebbero fare lo stesso. L'approfondimento di Piol a pagina 2. Il bilancio Spisa, oltre a 900 controlli Covid, poche infrazioni. Anche lo Spisa nel 2020 ha dovuto reinventarsi, le operazioni di vigilanza si sono trasformate in verifiche dei controlli anti-Covid-19. In un anno sono state controllate 904 aziende belonesi dei vari comparti produttivi per un totale di 39.585 lavoratori. Ceramica Dolomite, il marchio sparisce e ora Ideal Trema i 470 di Trichiana hanno paura che si arrivi al trasferimento dell'azienda. L'approfondimento di Scarton a pagina 10. Belluno Terna ci mostri tutte le carte dell'elettrodotto. L'approfondimento di Fante a pagina 6. Ho salvato quel pilota, vorrei incontrarlo di nuovo. La testimonianza riportata un paio di giorni fa sul Gazzettino. Beh, è stata trovata la persona. Leggeremo l'approfondimento a firma di Trentin a pagina 5. Cortina, il trenino azzurro. Le Dolomiti torna a casa e diventerà un museo. L'approfondimento di Debona a pagina 11 e la foto di copertina ci porta ad Alleghe, progetto di scarpa con Regione e Dolomiti Cert. Dopo Vaia ricresce il bosco didattico. L'azienda Scarpa fa rivivere la montagna mutilata da Vaia con la collaborazione di Dolomiti Cert e Regione investirà. 150.000 euro per ricreare un bosco che diventi lungo luogo di didattica, l'area è quella degli alberi abbattuti sullo sfondo della foto che vediamo in questo scatto. Il turismo, la beffa dei rifugi è un'altra presa in giro, l'approfondimento dei Gabrielli a pagina 3 e ancora la tragedia. Ho chiamato Alessandro ma non ha mai risposto. Fa ancora fatica a parlare Matteo De Silvestro, 32 anni, maestro di sci di San Vito di Cadore, protagonista di una festa finita in tragedia. L'amico Alessandro Ricci, 32 anni, è stato trovato morto lunedì nel canale... Crevada a Susegana ricorda De Silvestro, l'ho rincorso per circa un chilometro continuando a chiamarlo e senza ricevere mai risposta, poi sono caduto in un campo all'approfondimento di Marsiglia a pagina 8. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno che si apre con la notizia letta in primo piano, ovvero infermieri Novax sospesi. Per i sanitari che hanno rifiutato il vaccino sono in arrivo le lettere di Ursle e Ordine via dalle corsie e dal proprio albo. Il presidente Paes dei Mori, finito il tempo della discussione, un operatore non può diventare un pericolo per i pazienti. Qualcuno ha fatto dietro dietrofront, pochi resistono e avevano inviato anche una diffida invocando la privacy. Una collega ha obiettato di non credere nella scientificità del vaccino: la scelta è cambiare mestiere. E a proposito di COVID, 900 controlli Spisal e solo 5 inadempienze: carano gli infortuni gravi. Il direttore Albertini, in generale, imprenditori attenti al rischio e alla salvaguardia dell'attività. Rifugi, una ripresa con Beffa e Neve così nessuno pranzerà all'aperto, coro di proteste dei gestori, sono in zona gialla ma condizioni incompatibili con un pasto all'aperto, speravamo di riaprire subito le nostre attività, ancora una volta la montagna è stata dimenticata. Dolomiti Bus in aiuto Monigo e Stella Alpina, aziende private che supporteranno Dolomiti Bus per il trasporto degli studenti bellunesi a scuola. Continuiamo con le pagine dedicate alla provincia di Belluno, siamo a pagina 5, ho soccorso quel pilota, vorrei poterlo rivedere. Ermelinda Dalfarra è la donna che il militare USA caduto in volo 36 anni fa ha chiesto di rintracciare. Ero nel cortile, vidi quest'uomo che non parlava la mia lingua ma capì che aveva bisogno di aiuto. Il giorno dopo tornò per ringraziarmi, ma io non ero a casa, mi lasciò un biglietto che ho incorniciato e un mazzo di fiori. La lettera per l'aiuto. Team è entusiasta. Caspita, grazie mille per il vostro aiuto. Questo è molto di più di quanto ci aspettassimo. Il signor Brown, team per gli amici, è entusiasta di ciò che avete fornito finora. Gli ho inviato i pezzi del giornale via email e gli ho fatto sapere che vorreste avere sue notizie. Così Paul Spadoni, amico del pilota americano, ha voluto ringraziare il gazzettino per aver avviato le ricerche della donna che Brown vorrebbe incontrare ed oggi quella donna sconosciuta ha un nome ed eccola qui perché si sta guardando da facebook o youtube ermelinda dal farra con il marito alino mostrano il biglietto scritto loro da charles timothy brown a destra al borgo di medile di belluno dove la coppia abita L'avaria nel sistema di riscaldamento fece precipitare l'F-16 fuori controllo. L'8 febbraio 1985 l'aereo militare era diretto ad Aviano proveniente dalla Spagna. Un guasto simile fu la causa della caduta di un altro F-16 a Zoldo alto nel settembre 2007. Ed ecco il velivolo caduto in una foto fornita dall'Aeroclub di Belluno. Pagina 6, elettrodotto a Terna, chiedo l'intero progetto, carte in tavola, il sindaco ha parlato in commissione sullo sfondo dell'arte dell'elettrodotto, richiesta fatta dal sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Semplificazione, super bonus, 110% anche per hotel, ci hanno ascoltati, Federalberghi entusiasta dell'aiuto inserito nel recovery, Walter De Cassan, con le Olimpiadi le strutture ricettive hanno necessità di agire ed investire sulla riqualificazione. Savastano, omaggio ai caduti in città e a Fortogna. Ieri la prima uscita ufficiale del neoprefetto in piazza a Longarone. Continuiamo con pagina 7, l'ho inseguito un chilometro, poi è sparito, Matteo De Silvestro racconta la drammatica notte in cui è scomparso Alessandro Ricci, 32 anni, poi trovato morto, un amico ci aveva dato ospitalità ma aveva cambiato idea ed è scappato, l'ho chiamato ma non mi ha mai risposto, il fatto è accaduto a Susegana, a provincia di Treviso, nella notte tra sabato e domenica, il corpo del giovane è trovato in un canale. Piazza tirata a lucido dai volontari, pulizie green del centro storico in vista dell'estate via le erbacce dal porfido con olio di gomito. Notizia che ci porta nel capoluogo Bellonese. Altre notizie che troviamo in questa pagina: tutela delle api, Belluno fa scuola, B hour, esempio per i comuni. L'assessore d'Emilia Emilia ci hanno chiesto informazioni, sono interessati i territori aderenti a Cittaslow. La transizione ecologica passi per il rilancio della filiera del legno. Il senatore Saviane chiede attenzione per la montagna. Passiamo alle notizie che riguardano Feltre e il Feltrino. Incominciamo con Feltre e Pedavena, patto per distretto del commercio, inviata la candidatura dei due comuni che puntano a portare avanti iniziative uniche per rafforzare il tessuto commerciale. Il sindaco Castellazza, sindaco del comune di Pedavena, per tutti noi e i nostri negozi di vicinato è una grande opportunità. Feltre, niente tosop per le attività delle onlus, il consiglio comunale ha rivisto le regole per inzini il sindaco, ora è un canone e possiamo esentare chi fa solidarietà. Il comune non molla, per la idro servono controlli continui per un anno. Dati certamente positivi, ma non indicativi, in quanto si tratta di controlli fatti in un periodo limitato e concordato. La vera sfida sarebbe vedere i dati in occasione di controlli a sorpresa. E questa è la posizione del comune di Feltre, che, a seguito dei dati diffusi dai vertici della idro, di cui ne abbiamo parlato proprio ieri, nella lettura sia del Corriere delle Alpi che del Gazzettino di Belluno e relativi ai monitoraggi sugli inquinanti fatti nell'ultimo anno, non cambia di una virgola la propria contrarietà alla idro. Eliminazione dell'obbligo dei monitoraggi in continuo. Sempre dal Feltrino, la MON si parte e la Galleria Pallarossa sarà realtà. Dopo anni in cui si parla del progetto di collegamento intervallino-feltrino-primiero, l'opera ora sta per iniziare. Sottoscritta ieri la convenzione tra Provincia e Veneto Strade ed inserita la quota ANAST di 8 milioni, ora si corre per i lavori. Il presidente della Provincia Roberto Padrin, oggi si conclude un iter infinito gioco di squadra con il Fondo Comuni, con il Fondo Comuni Confine e la Regione. Quarovassa alleanza Scuola Comuni per resistere, il preside Casillo ha potuto contare sull'aiuto degli enti in questi mesi difficili. Hanno ascoltato le mie richieste. Ancora dal Feltrino, sovramonte, strade, scuole e turismo, il programma non sono mai arrivati così tanti soldi. Arsie, mezzi comunali all'asta, panda ignorata per il pick up, una um, offerte anche dal Piemonte, l'ambito eh, veicolo venduto per 5.000 euro a un residente di Arsie. E adesso la notizia che preoccupa i lavoratori di Idea Standard. Ildeal svuota il marchio ceramica, stoppa la produzione del no logo e dismissione graduale dello storico brand Dolomite che ha fatto la storia dei sanitari. I rappresentanti dei lavoratori, la situazione precipita è il preludio del trasferimento all'estero della produzione. Blocco della produzione dei no logo alla fine del mese di giugno e svuotamento del marchio ceramica Dolomite a favore di quello di Idea Standard sono le azioni che la multinazionale ha intrapreso in queste settimane settimane e che stanno facendo precipitare la situazione allo stabilimento di Trichiana. Una situazione che sta ormai sfinendo i 470 lavoratori che dopo mesi di scioperi e iniziative ancora non sanno quale sarà il loro futuro e soprattutto se ci sarà o meno un futuro. L'ira dei sindacati hanno dilapato una posizione di mercato che è stata dominante per decenni. La storia forza industriale nata dal disastro del Vaionte, ceramica dolomite così come ACC un tempo Zanussi furono il frutto degli investimenti fatti in provincia di Belluno dopo il disastro del Vajont del 9 ottobre del 63 quando l'onda spinta fuori dalla diga della frana scesa dal tocco uccise quasi 2.000 persone. Quell'immane sciagura fu la molla per l'industrializzazione del bellunese stimolata dallo Stato a sondi incentivi per le aziende che avrebbero scelto di insediarsi qui. Poi, finiti gli incentivi, è iniziato il declino. Slita Italia il compito, il Parlamento si occupa delle elezioni, lo sfogo di Dinca sulle priorità del Paese e il Mise approva il piano per la gara internazionale. Notizia quindi che ci porta a un'altra azienda in crisi, parliamo della CC. A CC sempre sotto i riflettori, in attesa di un destino ancora incerto e ricco di colpi di scena, urge liquidità, quella che nel Ministero dello Sviluppo Economico nella Regione Veneto hanno finora saputo garantire. Le promesse sono lusinghiere ma i soldi non arrivano mai così come gli impegni iscritti sul salvataggio del settore. Zomellese Il Mise parla di costituire eh, dalla Italcom, società che includerebbe anche l'ex Embraco di Riva di Chieri di Torino, ma giusto ieri la discussione in Parlamento è saltata. C'era da mettere la fiducia al decreto che rinvia le elezioni amministrative ad ottobre, passaggio sul quale si registra lo sfogo social del ministro Federico Dinca, critico sulle priorità del paese. Parla apertamente di tira e molla sulla pelle di 700 lavoratori, 315 ACC e 400 ex embraco, dentro la quale spunta la notizia che il colosso NIDEC Global. App Alliance del Brasile è interessato ad ACC ma non a Italcomp Voltiamo pagina, pagina 11 Lo storico trenino torna a casa, sarà posizionato a Zuel Definito l'acquisto dalla società trentina, diventerà un museo Ed ecco uno scatto eh, che rappresenta il sindaco Ghedina Con Alverà, Coletti e Gaffarini E dietro ovviamente il trenino che per molti anni attraversò la conca del Cadore Nasce il bosco didattico Post Vaia, Scarpa, azienda specializzata in calzature da montagna, e investe 150.000 euro per ripiantumare un'area distrutta dalla tempesta. Ambasciatori dell'iniziativa Dolomiti Certe, Regione Veneto, abbiamo scelto Alleghe, anche ricordo di Floriano Prat. Passiamo adesso alla lettura dell'edizione di oggi delle Corriere delle Alpi. Diamo subito uno sguardo alle notizie dedicate alla provincia di Belluno. Addentriamoci quindi al suo interno. La prima notizia la troviamo a pagina 6. L'ULS spinge sui vaccini attivati altri 6.000 posti. Sono chiamati a prenotarsi al sito dell'azienda le persone dai 60 anni in su. I medici di famiglia si attrezzano per immunizzare anche i loro pazienti. E vediamo in questo scatto anche una foto dei dottor Clown che stanno dando una mano soprattutto a, come supporto psicologico a tutti i belonesi che in coda aspettano di fare la vaccinazione continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno andiamo avanti con le pagine del Corriere delle Alpi eccoci a pagina 17 super bonus 110% per alberghi e pensioni lavori per 100 milioni in 150 strutture notizia messa in primo piano come è stata messa dal gazzettino di Belluno la soddisfazione del presidente provinciale de Cassan ma sarà fondamentale semplificare le procedure burocratiche vigile del fuoco in arrivo 8 pompieri al comando di Belluno questa la dichiarazione del ministro bellunese Federico Dinca. Conferenza provinciale, Saviane è la portavoce delle donne del PD. Pagina 18. È pronta la vetrina virtuale della MIDU. Non solo occhiali, anche eventi online. Il presidente Vitaloni presenta la fiera online 2021 dal 5 al 7 giugno, anche momenti di incontro con i big del settore. Pagina 19 di Sidi con Col Diretti per l'operazione CAI si è dimessa la direttrice del Consorzio Agrario domani saluterà dipendenti e soci nell'assemblea che vota i bilanci si parla di malessere dopo le aggressioni volute da Col Diretti nel 2002 a Padova è stata la prima donna a guidare l'associazione tutti i suoi incarichi l'approfondimento lo troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi ma altre notizie presenti sempre in questa pagina riaperto il Museo Fulcis nel fine settimana visite su prenotazioni e ancora l'attività. Grandi pulizie in centro storico si brucia l'erba tra il porfido. Un gruppo di volontari del Servizio Civile Anziani sta operando in Piazza Martiri con la tecnica del Piro di Serbo coordina la protezione civile. Due incidenti sulle strade, ciclista cade a fiammoi trattenuto in ospedale. Pagina 21, il comune e il nodo interamenti, toglieremo i tralicci dalle case, il sindaco Massaro pronto a incontrare Terna, chiederemo di risolvere la criticità esistente, le linee elettriche creano disagi a Levigo ma anche a Cavarzano, Vezzano e Tisoi. Pagina 22, ispezioni covid nelle aziende, 900 verifiche, 5 i verbali, lo spisal ha ridotto gran parte delle attività sui protocolli anticontagio, Poche le inadempienze rilevate, gli imprenditori hanno compreso il rischio. Ma ecco... In questa tabella le azioni, le attività di prevenzione fatte dallo Spisa nel 2020, in prevalenza come si può vedere la diffusione del virus Covid-19 con ben 904 interventi, seguito da edilizia, cantieri edili, stradali e bonifica dell'amianto con 125 interventi. Vertici in prefettura, primo maggio con i controlli, confidiamo nel buon senso. E ancora andiamo a pagina 23, in salute ma con gusto i ragazzi del Doromier creano ricette sane con i consigli della Lilt. Notizia di spalle dalla Regione, sostegno agli studenti via le domande per le borse di studio. Per maggiori informazioni visitate il sito della Regione Veneto. L'appuntamento, torniamo in contatto, una conferenza in città, la prossima conferenza mondiale dell'International Society for Beyond Simpson Core Therapy, torniamo in contatto, sarà organizzata dalla Fondazione Progetto Uomo Belluno dal 1 al 3 di ottobre. Notizie che riguardano Feltro e Feltrino, Feltre e Pedavena si alleano per il distretto del commercio, notizie che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno come l'approfondimento di Idro, per Idro è ragionevole sapere cosa c'è nell'aria, Davide De Martini Bonan di Respira Feltro attacca, secondo l'azienda noi siamo solamente un sedicente comitato. Pagina 25 c'è la firma sulla convenzione per la galleria della Pala Rossa, provincia Veneto strade hanno completato l'iter del progetto per la strada regionale 50 ed ecco uno scatto della zona interessata, il tunnel costerà 25 milioni e migliorerà il collegamento tra Feltrino e Primiero. Sempre dal Feltrino, Sovramonte, Pratiche Urbanistiche, il comune rinforza la squadra dei tecnici, Consiglio Comunale, siamo a Feltre, i sodalizi non pagheranno più per allestire il loro gazebo, Cesio Maggiore, 5 temi dolomitici al Museo di Seravella. Pagina 26, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'ACC, i sindacati e l'idea di Nide che lo stabilimento ha ancora valore. Ma la proposta di Taranzano non convince le parti sociali, teme il piano Italcomp e il governo non tergiversi. Stamattina il Consiglio di Sorveglianza ha atteso un segnale dal Ministero. E anche il Corriere delle Alpi, oltre a dare spazio alla CC, fa un approfondimento in merito alla situazione di IDA Standard, futuro Idea Standard, RSU alla carica, no ad azioni che portino a chiudere. I segretari di categoria dal 30 giugno addio al marchio persi 30.000 pezzi. Pagina 27 mi costringono a chiudere la pizzeria. Do le chiavi al sindaco e faccio causa. Sospirolo, durissimo attacco a De Bona dal titolare della regola Cembra dopo il no del Consiglio all'ampliamento. Sedico rifiuti tariffe invariate nel 2021, ma i conti sono troppo salati. La minoranza in Consiglio Comunale attacca la Giunta, per noi il servizio non è economico, da 800.000 euro si è passati ad oltre un milione. E sempre da Sedico inaugurato dettaglio il Salone di Francesca. Ponte nelle Alpi, Ventramini rilancia su Paludi, facciamo come l'ex Comedy, il sindaco intende qualificare l'area del centro commerciale mai aperto, diversi soggetti si sono mostrati interessati a sistemare quel mostro. Notizia di spalle al pago: Frana Farra e buscole, 300.000 euro per la messa in sicurezza. Ancora da Borgo Valbelluna, via la sistemazione della Pedevilla, stanziati 20.000 euro per la Salvarada Boz, ma non è l'unico intervento previsto dal Comune per le strade comunali. Ancora da Ponte nelle Alpi, focus sulla violenza di genere negli incontri, voci di donna. Passiamo in Agordino: schianti rimpiazzati da un orto botanico, il bosco spazzato via adottato da Scarpa. Notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino, ed ecco alcuni. Scatti dell'evento che si è svolto appunto nella giornata di ieri con i quattro firmatari del progetto. Eh, vediamo l'assessore regionale Bottaccin, il sindaco del comune di Anleghe e i dirigenti dell'azienda Scarpa. Canale D'Agord rinviata alla Beatificazione di Papa Luciani in l'archivio è in corso di digitalizzazione. Pagina 30. Torna a Cortina il trenino, il trenino dei Giochi 1956. Missione a Trento per ottenere il convoglio. Ghedina, il sindaco di Cortina, la società di trasporti della provincia autonoma è pronta a cederlo. Serviranno tre mezzi eccezionali. Ed ecco uno scatto del treno che è in condizioni davvero straordinarie. L'obiettivo della giunta è di esporre il treno restaurato nella zona di Zuel. San Vito, Maretta nella giunta comunale, Sidro si dimette e poi ci ripensa, il Sindaco Emanuele Caruzzo zetta acqua sul fuoco dopo la tensione con il vice, non era un attacco personale ma un malinteso, ci siamo incontrati e chiariti. Cortina, sentiero Dolomie, sanata la difformità, soluzione Perghezze, Zardini e Maioni. E sempre dal Cadore, trovato morto nel canale, sentito l'amico. La tragedia dopo una serata di eccessi, il Trevigiano si era allontanato eh, con un Bellunese. Il corpo trovato dopo due giorni. L'esame esterno ha escluso violenze. Il PM oggi deciderà se disporre l'autopsia. E in questo scatto, vediamo appunto la vittima di questa tragedia che ha coinvolto anche un ragazzo bellunese sono state trovate tracce di violenza sul corpo di Alessandro Ricci, il trivisano di 32 anni figlio dei titolari dell'Agribeton, trovato senza vita negato a martedì pomeriggio in un sifone del canale dell'Enel a Crevada, tra San Pietro di Feletto e Susegana, il ragazzo aveva partecipato a una festa dalla quale era andato via insieme con un amico bellunese i due erano visibilmente alterati dall'alcol avevano chiesto ospitalità a un Conoscente del Bellonese che però li ha presto allontanati in quanto troppo chiassosi. La ricostruzione di quella sera di quando i due si sono divisi, sono nodi da sciogliere. Il cadurino amico di Alessandro a un certo punto quella notte ne ha persa le tracce ed è andato per la sua strada. Gli investigatori lo hanno sentito per ricomporre il difficile. Puzzle, di certo, un primo punto fermo lo ha messo. L'ispezione esterna sul corpo del Trevisano ieri mattina all'esame ha confermato quelle che fin da subito sono state le ipotesi investigative degli uomini della squadra mobile di Treviso. Non ci sono responsabilità di terzi nella morte del 32enne d'origine brasiliana. Sul suo corpo non c'erano segni di collutazione o lesioni che potessero essere compatibili con un'aggressione. Il testimone, la ricerca di un letto, poi la lite di notte quei due ragazzi erano molto alterati. Il racconto di un amico del giovane Cadorino, chiedevano ospitalità, ma si sono messi a litigare e sono fuggiti via inseguendosi. Lo strazzo dei parenti, i genitori sono chiusi nel dolore, no, Ale non si è tolto la vita, il giovane amava la musica e stare con gli amici una persona meravigliosa nella veletta di Treviso sono tutti senza parole. Cambiamo argomento, voltiamo a pagina, pagina 33, cultura e società, il corridoio Palladiano restaurato, un'emozione per le gallerie dell'Accademia che riaprono. Il museo ritrova così il percorso di, vista, di visita scusate, circolare e più facilmente accessibile per tutti in una magia di luce diffusa. È una nuova tappa del progetto che sarà completato nell'autunno del 2022. Sempre da questa pagina Raffaele Moneo e Leone Doro di Biennale Architettura 2021 e ancora dal 22 maggio Stop Painting Fondazione Prada riapre a Venezia. Passiamo alle pagine sportive, calcio, recupero di Serie D, il Belluno vola con il gol di Le Russi, salvezza in tasca, ottima prova della compagine giallo-blu sul difficile campo del Delta Porto Tolle, domenica altro recupero a Chioggia dando un occhio alla zona playoff, 0-1 risultato tra Delta Porto Tolle e Belluno. Lauria, abbiamo preparato al meglio questa partita, temevo i nostri avversari. Calcio a 5, Serie B sedico Giorri con punticino e i playoff sono matematici alle 20.30. Il recupero casalingo contro il Giorgione del tecnico Robson Marani De Francesca. L'assenza di Cristian è pesante, ma la squadra è carica. Tiro con l'arco, piave, prima gara all'aperto, ottima prova di Matteo Susana. E ancora dallo sport Leclerc, così, così sono diventato un pilota più competitivo, il numero uno della rossa si racconta dal sogno di portare in alto la Ferrari al lavoro sull'aggressività. Notizia che riguarda il mondo della Formula 1. Terminiamo questa edizione di Edicola Benon con la lettura delle previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani su costa e zone. Limitrofe, alternanza di nuvole e rasserenamenti. Mentre andando verso la zona pedemontana e montana, in prevalenza nuvoloso, precipitazioni, probabilità medio-bassa fino al mattino e medio-alta al pomeriggio. 20 sulla pianura pro proveranno, scusate, moderati tesi dal sud-est, e andando dalla costa alla pedemontana, tenderanno ad indebolirsi. Mare mosso, temperature rispetto a giovedì saranno in aumento, leggero-moderato, eccetto stazionalità dei valori notturni sulla pianura. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluna e vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20 domani mattina all'una ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellonesi nel Mondo.